Dopo sei risultati utili consecutivi cade il Pineto, Cadagnone cede all'Olimpia per 3-0, complice la giornata no di tutta la squadra, ma in particolare del portiere Mazzocchetti, che vede cadere la sua imbattibilità dopo una serie di partite da assoluto protagonista. Amaulo cambia 4/11 della squadra vista con la Jesina, rinnovato l'attacco con Ganci e Cercelluti, dentro anche Proietti e Malocu, in panchina Cacciatore, Emili, Palumbo e Assogna. Nell'Agnonese l'ex leccese Rullo guida la difesa, Margarita l'attacco affiancato da Guida. La compagine molisana subito pige sull'acceleratore, è ricamato prima e Margherita poi da calcio piazzato saggiano i riflessi di Mazzocchetti, che in entrambi i casi si salva in corner. Al quarto d'ora si fa vedere il Pineto con Cercelluti, che conclude alto dopo aver rubato palla a Rullo. Al 20° il risultato si sblocca, Mazzocchetti non trattiene il tiro di Dilollo e poi va al contrasto con Margherita. Per il direttore di gara c'è il fallo dell'estremo pinetese e dunque calcio di rigore che lo stesso Margherita trasforma, fermando a 578 minuti l'imbattibilità dello stesso Mazzocchetti, che continua ad avere ancora problemi nelle prese, e addirittura al 36° la giornata del portiere si fa nerissima quando col pugno devia nella propria porta il corner di Guerra per il 2-0. A questo punto il Pineto ha un doppio sussulto, prima col colpo di testa di Pisani, quindi con il contropiede di Ganci dopo uno svarione di Rullo, ma l'11 Adriatico non riesce ad accorciare le distanze prima dell'intervallo. 2-0 dunque al riposo. Nei primi minuti della ripresa il tecnico Amaulo cambia l'attacco con l'inserimento di Cacciatore e Palumbo per Ganci ed Esposito, ma i padroni di casa controllano e sfiorano il tris con Margherita. Mazzocchetti dice no. La gara del Pineto si chiude in sostanza tra il 32° e il 34°. Palumbo spreca l'azione personale di Cercelluti, prima liscia e poi prende il palo, quindi Fiumara a terra Margherita e rimedia il secondo giallo. Pineto in 10 uomini è colpito per la terza volta da Guida nel finale. L'attaccante è lesto nel tap-in dopo la respinta di Mazzocchetti sul tiro cross di Page. L'Agnonese di Del Grosso torna a vincere al Civitelli a distanza di quasi 2 mesi. Per il Pineto la necessità di cancellare il pomeriggio molisano per cercare il riscatto domenica prossima sul campo della San Maurese. Una prestazione al di sotto delle aspettative. Sapevamo che era una partita difficile perché Agnone è un campo difficilissimo, dovevamo avere un'altra interpretazione della gara, purtroppo non l'abbiamo avuta e quindi il risultato è forse un po' troppo pesante, perché noi un paio di situazioni clamorose le abbiamo avute anche per riaprire la partita sul 2-0 a tu per tu col portiere, e forse se avessimo segnato magari la partita poteva cambiare, oppure potevamo sperare fino alla fine. Invece è stata una giornata no in tutti i sensi. I ragazzi hanno fatto la differenza in campo con gli obiettivi che gli ho sempre detto, che la prima cosa è la salvezza. Prima arriviamo alla salvezza e più ci possiamo divertire. L'Agnone quando vuole e scende in campo determinato può fare risultati con tutti, contro una grande squadra è vero. Il Pineto veniva da 6 partite senza aver preso gol, addirittura ha vinto fuori casa bene. Diciamo che mi aspettavo un Pineto pimpante, diciamo non all'arrembaggio perché conosco bene l'allenatore, però sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Poi dopo la prestazione vengono anche i gol.